guardi così, se mi sfiori così, se avvicini la tua bocca al mio orecchio. Tre giorni di messaggi neanche troppo velati al mondo della politica, rivolti a vecchi e nuovi alleati, con le conseguenze bordate a vecchi e nuovi nemici. La decima edizione della Leopolda ha rappresentato uno spartiacque. Niente, dopo questo fine settimana, sarà più come prima. A cominciare dal leader Matteo Renzi, che rispetto dei sondaggi è tornato in pianta stabile a dire la sua nel panorama politico nazionale. Il popolo della Leopolda adesso ha una nuova casa. Per la prima volta in 10 anni il simbolo di un partito è entrato dentro la ex stazione fiorentina, quello di Italia Viva. Una rivoluzione, insomma, da tutti i punti di vista. Adesso c'è da capire quanto l'effetto Leopolda potrà portare scossoni anche nella politica di casa nostra, in vista delle regionali, se si concretizzerà quella scissione a rate ipotizzata dal governatore Enrico Rossi. Proprio nell'ultimo giorno della kermesse, l'europarlamentare Nicola Danti ha salutato il PD ed è entrato in Italia Viva. Sarà lui il riferimento della nuova formazione politica a Bruxelles. Da capire se altri lo seguiranno. Nella calca della ex stazione fiorentina di politici toscani se ne sono visti pochi. Chi è passato lo ha fatto soprattutto per un saluto, vecchi amici, più che per dire io c'ero. È il caso della segretaria del PD regionale, Simona Bonafè, che oggi inizia le consultazioni per cercare di arrivare ad un candidato unitario in vista delle elezioni della prossima primavera. Le sue quotazioni dopo la Leopolda sembrano in calo, soprattutto perché pare sia stata osteggiata, paradossalmente, proprio da chi gli è stato negli anni più vicino. Italia Viva e la corrente lottiana di base riformista continuano a fare il tifo per Eugenio Giani, anche lui intravisto nella ex stazione. E poi c'è un'altra ipotesi, questa però su scala nazionale, ovvero che l'accordo con i 5 Stelle portato avanti da Franceschini possa portare ad uno schema che vedrebbe i grillini appoggiare il candidato Dem Bonaccini in Emilia ed il PD che ricambierebbe il favore in Calabria, mentre per la Toscana sarebbe utile trovare un candidato terzo, come ad esempio l'ex ministro Carrozza. Il grosso degli amministratori, dice Renzi, però arriverà in Italia Viva dopo le regionali, con un nuovo Big Bang previsto per giugno.